Massimo Cacciari e l'orlo dell'abisso. Massimo Cacciari e l'orlo dell'abisso. Tutti sanno chi è Massimo Cacciari, filosofo. È sempre presente nei talk show televisivi. La grande vetrina di YouTube mi ha offerto il suo ultimo intervento. Sentiamo le parole di Massimo Cacciari, sentiamo. Sentiamo, relativamente a ciò che sta accadendo, in Palestina, in Ucraina, eccetera, sentiamo. Almeno un cessate il fuoco. Dovrebbero fare di tutto, perché come si fa a non capire che siamo sull'orlo dell'abisso? Come si fa a non capire che non si possono reggere? Si basa sulla filosofia di Platone. Che c'è il mondo lassù di Peruranio, il mondo delle idee. Se perisce questo mondo qua corruttibile nel quale viviamo noi, però resta il mondo delle idee. Diciamo così che cristianamente resta il paradiso, forse pure l'inferno, cioè perché ti disperi tanto, Massimo Cacciari, tutta la filosofia occidentale ce lo dice, che la nostra cultura europea si basa sul sommo Platone, è il mondo delle idee, tu sei un filosofo, pure io, anch'io ho fatto professore di filosofia e storia nei licei classici scientifici. Sai, questa è la mia storia della filosofia. Io non temo che ci sia l'Apocalisse, perché lo dicono tutti che la nostra cultura occidentale si basa sul suo popolatore, si basa sull'aldilà. Che cosa conta l'aldilà qua? Ciò che conta è l'aldilà. Non ti pare? Perché non ne dici queste cose? Eppure tu hai scritto un libro sugli angeli, ma perché non le dici queste cose nei tuoi show televisivi? Io ti voglio tanto bene, caro Massimo Cacciari, capito? Ti voglio tanto, tanto, tanto bene. A te Massimo Cacciari e a tutti voi, tanti cari saluti dalle migliori opere di Serafino Massoni.